Potrebbe sembrare che per raggiungere livelli profondi di ipnosi siano necessarie delle capacità psichiche particolarmente sviluppate. Invece, ciascuno di noi vive quotidianamente questa esperienza quando è tra la veglia e il sonno. Tale condizione, detta stato ipnagogico, è quella in cui ci si trova quando si è in procinto di svegliarsi e si ricordano vividamente i sogni, senza essere ancora del tutto desti. È il lasso di tempo che precede quello in cui la mente riprende possesso dei ricordi e degli interessi di ogni giorno. Lo stato ipnagogico, come l'ipnosi, è un momento creativo. Quando lo attraversa, la mente è completamente rivolta verso il mondo interiore e può usare le ispirazioni del subconscio. Lo stato ipnagogico viene considerato da più parti uno stato di grazia, privo di condizioni e limitazioni, in cui si ha libero accesso a tutte le proprie risorse senza alcuna restrizione autoimposta. Thomas Edison considerava questa condizione tanto preziosa che mise a punto una tecnica personalizzatissima per mantenerla mentre lavorava alle sue invenzioni. Seduto su una determinata poltrona, utilizzava tecniche di rilassamento e meditazione per raggiungere questo stato intermedio tra veglia e sonno. Intanto, teneva alcune sfere di metallo ben strette in mano, appoggiata con il palmo verso il basso sul bracciolo della poltrona. Sul pavimento metteva un recipiente di metallo, collocato in una posizione tale che, se si fosse addormentato, rilassando le mani, avrebbe fatto cadere le sfere e si sarebbe svegliato per il rumore. Edison ripeteva il procedimento più e più volte. Lo stato ipnagogico è molto simile all'ipnosi, anzi è addirittura più profondo di molti stati di ipnosi. Un ipnologo esperto delle tecniche ipnotiche, aiutando il paziente a raggiungere un livello più profondo della propria mente, può dare una spinta decisiva alla sua guarigione. E quando le idee e le soluzioni creative trascendono i problemi personali, la società nel suo complesso ne trae profitto, come tutto il mondo trae beneficio dalla lampadina di Thomas Edison.